Sono particolarmente contento di poter essere qui oggi e di esprimere al congresso di un partito amico e fratello, qual è il Partito Socialista, guidato da Enzo Maraio, un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi in questo anno e mezzo, perché questo cammino non si interrompa, perché questo cammino venga rilanciato a partire da mercoledì con un nuovo voto di fiducia che stabilisca un percorso di 9 mesi importante per completare tutte le riforme che sono in cantiere. Questo è l'impegno che noi stiamo mettendo da qui a mercoledì prossimo. Il passaggio qui oggi è importante, è un congresso importante come quello del Partito Socialista, è per me l'occasione per rivolgere questo appello a tutti. Un appello perché non si interrompa questo lavoro importante per il Paese, per l'Europa, il lavoro del governo Draghi, che ci ha visto convintamente, ci vede convintamente impegnati e abbiamo intenzione di continuarlo e continuarlo. Sono sicuro che ci siano le condizioni per poterlo continuare e credo soprattutto che l'Italia e gli italiani, nella loro larga maggioranza, questo chiedono. Io credo che i politici devono interpretare quello che gli italiani vogliono in questo momento e non ho nessun dubbio che gli italiani in questo momento non vogliono una crisi di governo al buio, ma vogliono invece un governo che lavori e che dia risposte soprattutto ai grandissimi problemi dell'inflazione, ai grandi problemi portati da questa situazione internazionale così grave.